Davide. Facciamo finta che sia stato lui. Diciamo che ha ucciso Ambra e che poi si è suicidato. Così almeno non deve andare in galera nessun altro. Che dite? No, no. Voglio sapere chi cazzo ha ucciso Ambra. Ormai si va fino in fondo. Bisogna arrivare fino in fondo. Sì, anch'io la penso così. Va bene. Allora avete meno di 3 ore, eh? Buona fortuna. Ah, Mattia. Sì? Ti sei tradito. Prima hai detto, facciamo finta che Davide sia il colpevole, quindi lui non lo è. Ci vediamo dopo. A questo punto sono certo che tu non sei il colpevole, che non è nemmeno Davide e che non lo sono nemmeno io. E quindi per me Matteo lo sei tu, solo che devo provarlo. Come fai a dire una cosa del genere? Solo perché non mi atteggio a fare l'indagatore? Sono io l'assassino? A che conclusione arriviamo? Se non abbiamo prove, non abbiamo niente. Elia, fidati di me. Andiamo su e diciamo a Mattia che è stato lui. E poniamo fine a questo gioco una volta per tutte. È una stronzata. Anche io ti posso dire, Elia, fidati di me. E non sono stato io l'assassino. È vero. E quindi? Come faccio? Ma cosa facciamo? Lo lasciamo a marcire qui o... No, proviamo a dare una pulita in qualche modo. Andiamo a prendere la roba. Andiamo, forza. Andiamo. Cazzo! Eugenio, che cazzo fai? Oh! Eugenio! Che cazzo fa? Vai in bagno a vedere se c'è il suo cellulare! Presto, morti! Controlla le chiamate! Controlla le chiamate, muoviti! Dai, chiamate la polizia! Ciao! Ciao! Oh, ciao Alice! La scuola, tutto a posto? Sì, sì, bene, sono annoiata, come sempre. C'è fino adesso? Sì, troppo sì. Vuoi qualcosa? Sì. Cos'è? Chi vuole? Stacca. La goccia, eh? No, non vale. Dai. Ma come ha chiamato la polizia? Davide ha chiamato la polizia! Guarda se non ci credi, guarda! La polizia? La polizia, sì! Cioè prima di... Stronzo, prima di buttarsi ha chiamato la polizia! Ha chiamato la polizia! Allora, andiamoci! Andiamo via! Subito. Ma che cazzo fai, Matti? Ma come che cazzo fai? Che cazzo fai? Cioè arriva la polizia, noi abbiamo Davide morto lì e l'Ambra nell'altra stanza! Ma stiamo scherzando? Andiamo via subito! Tutti! No! Seconda, Mattia, non fare stronzate, vai via e poi che succede? Allora vuoi restare qua? Senti, abbiamo poco tempo, giustiamocela a modo. Voglio sapere chi è stato. Va bene, allora non pensate di avere 3 ore per continuare il gioco. Se avete un nome adesso, bene, e se il colpevole resta qua, si costituisce, si prende la colpa di tutto e noi andiamo via. Se però non avete un nome, ce ne andiamo tutti subito. Eli, Eli, io non sono l'assassino, Eugenio è l'assassino! No, io non ho fatto niente, è stato Matteo! Così non risolviamo niente, ragazzi, no? Elia, fidati! Senti, Elia, io sono contro Matteo, ma te hai contro di me, devi decidere tu. Da tutto nel suo posto. Non posso, Eli. Mi fido di entrambi, uno dei due è lo stronzo che ha ucciso la mia ragazza. Devi prendere una decisione, Eli. Tutto dipende da questo. Non ce la faccio! Non ce la faccio! Allora, visto che non riesci a prendere una decisione, lasciamo che sia il gioco a decidere. Ce la giochiamo a dama io e Matteo. E tu accuserai chi perde. Va bene.
A me sembra una buona idea, basta che fate in fretta. Vado a prendere la mano. Proviamo. A voi. Fate velocemente, eh. Andi bianchi. Iniziano i bianchi. Bimbi. Ah, grazie. Sì, ma adesso già sta partita. Sì, è in fretta. Calma. Calma? Ma sei scemo?